Zaccaria resta muto di fronte all'annuncio dell'angelo, il quale gli dice che diventerà padre, che lui e sua moglie, nonostante l'età, avranno un figlio. Zaccaria è colpito da mutismo, un mutismo che non gli permette di parlare, di farsi capire, perché non ha creduto. Quante volte nella nostra vita siamo muti, diventiamo incapaci di parlare, diventiamo incapaci di dare testimonianza perché non abbiamo creduto. Le nostre parole, seppur pronunciate, sanno di silenzio, sanno di mutismo, perché non parlano al cuore. In questa giornata ci chiediamo quanto è vera o quanto è grande la nostra fede in Dio e lo capiamo a partire dalla rilevanza e dal peso delle nostre parole nella vita dei nostri fratelli. Grazie e buona giornata.